Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove continuiamo la nostra settimana dedicata qui sul mio canale all'uncinetto tunisino. E anche se vedo che non c'è moltissimo via interesse, non è un problema perché comunque questi punti torneranno utili in un secondo momento, quindi arricchire il canale anche con cose che non siano trendy in qualche maniera per me è importante, perché comunque lo arricchisce, appunto, come vi stavo dicendo, di contenuti anche secondo me di una certa qualità, in quanto avere un certo numero di punti nel proprio repertorio, non soltanto il mio ma a questo punto anche il vostro, è importante perché qualora uno volesse fare una cosa può scegliere, ecco, tra più opzioni diverse. Ok, quindi secondo quest'ottica continuiamo oggi con il quarto punto, che è questo qui, sì, è il punto bambù. Perché somiglia in qualche maniera, no, alle canne di bambù, forse, diciamo, a quelle, come posso dirvi, adesso qua non ne ho una, anche se nel prato dietro casa ho, diciamo, il bambù che nasce, insomma, vero, però dai, non me lo fate andare a prendere perché... E sapete, no, la canna di bambù ha queste parti, magari non sono così vicine, sono più lontane tra di loro, però diciamo un po' lo richiama quell'aspetto. Per impararlo basta avere un uncinetto tunisino e lana qualsiasi, lana, cotone, filato, quello che volete per imparare il punto. Quando deciderete di farci qualcosa, fate un campione con la lana, mi raccomando, con cui poi andrete a lavorare l'oggetto. Per fare questo punto occorre un numero di catenelle di base multiplo di 2 più 2, quindi anche in questo caso il numero 20 è ok, perché 2 per 9 fa 18 più 2 20, quindi io avvio 20 catenelle. Queste sono le mie 20 catenelle, stavolta come facciamo? Le prendiamo normali? Sì, io direi di prendere normali, dai, se volete potete fare così e prendere questa dietro, l'abbiamo fatto l'altra volta questo ragionamento, stavolta prendiamo normale, dai, qua. Quindi a partire dalla seconda noi dobbiamo fare il giro di base, che è un giro appunto tunisi tradizionale, quindi mettiamo tutte le maglie sull'uncinetto. Però non così la catenella, la prendiamo normalmente, ecco, in questa maniera qua, le mettiamo tutte sull'uncinetto e poi facciamo, questo è il giro di andata. Vi ricordo sempre, nell'uncinetto tunisino ogni giro è formato da un'andata e un ritorno, quindi non vi sbagliate quando andate magari a leggere, no, sui prontuari è primo giro, secondo giro, primo giro, andata e ritorno, secondo giro, andata e ritorno, così. Quindi questa è l'andata del punto tunisi tradizionale ed è il giro di base da cui parte appunto questo punto. Mi raccomando, contiamo sempre le maglie, devono essere 20, non ne facciamo di più e neanche di meno. Stiamo sempre facendo il giro di base, torniamo, quindi facciamo il ritorno, chiudiamo la prima maglia da sola, così, e le altre 2 a 2. Questo ormai l'abbiamo imparato. Adesso il punto in sé, quindi il punto vero e proprio, si compone di 2 giri, quindi nel primo giro facciamo un'andata e un ritorno, nel secondo giro l'andata e il ritorno, e si dovranno ripetere per tutta la lavorazione sempre questi 2 giri, il primo e il secondo. Nel primo giro mettiamo il filo sull'uncinetto e facciamo 2 punti tradizionali, quindi uno qua e uno nel punto nella maglia successiva, ovvero qui. Adesso questi 2 punti, noi abbiamo 3 punti, uno è il gettato, no, praticamente quando abbiamo messo il filo sull'uncinetto, e poi ci sono questi 2 punti tradizionali. Dobbiamo far passare questi 2 punti attraverso il gettato. Possiamo fare in questa maniera, ok, se ci riusciamo, oppure in quest'altra. Allora adesso lo rifacciamo, quindi mettiamo il filo sull'uncinetto e facciamo 2 punti tradizionali, uno qui e uno qui.
Se ci riusciamo, facciamo passare così attraverso E, altrimenti prendiamo il gettato e gli facciamo passare, lo facciamo passare sopra con gli altri due punti. È praticamente la stessa cosa. Certo, è più elegante fare in quell'altra maniera, cioè praticamente così. Allora, un punto gettato, un punto tradizionale, un punto tradizionale, poi questi due punti tradizionali li facciamo passare attraverso il gettato. Cerchiamo di allargare un po', no, il lavoro, e ce li facciamo passare nel gettato. Quindi andiamo a provare, gettato, un punto tradizionale, l'altro punto tradizionale, poi prendiamo qua sotto dov'è il gettato e cerchiamo, ecco, di allargarlo un po' per far passare questi due punti, così. Mi raccomando, sull'uncinetto devono essere due, si devono vedere questi due punti. E andiamo avanti sempre nella stessa maniera, quindi gettato, punto tradizionale, tutti e due i punti tradizionali che passano all'interno del gettato. Gettato, punto tradizionale e facciamo passare o in quel modo oppure ci aiutiamo un attimo così le prime volte, se proprio vi resta difficile far passare quelle due maglie attraverso il gettato. Ma vedrete che con la pratica si riesce tranquillamente. All'inizio, magari perché uno non è abituato a fare questo punto, allora potrebbe sembrare chissà cosa, ma poi alla fine, fra un po' di giri vedrete, ci riuscirete tranquillamente. Basta prendere un po' di dimestichezza. Ok. Quindi ancora il gettato, due punti tradizionali, due, e li facciamo passare attraverso il gettato. Esclusa questa e questa, abbiamo 18 maglie, perché 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, poi 19, e adesso facciamo la ventesima sull'ultimo punto. Quindi praticamente qui prendiamo un punto tradizionale, quindi 18, che sono queste qui, 19 e 20, e chiudiamo normalmente, cioè chiudiamo questa da sola e poi le altre due a due, cioè praticamente così, questa che abbiamo sull'uncinetto con la prima delle due, poi questa che abbiamo l'uncinetto con la seconda delle due, così via, no, quelle due insieme, perché il conto non torna in quel modo, no, perché la prima l'abbiamo presa da sola. Quindi due maglie incontrate, anche se sono vicine queste due l'una dall'altra, l'una con l'altra, non fa nulla, perché comunque noi dobbiamo chiuderla con questa che abbiamo sull'uncinetto. Vedete, la prima e poi la seconda. La prima qua ci chiudiamo e poi ci chiudiamo la seconda. In questa maniera i conti tornano, le maglie saranno sempre 20 e quindi il lavoro non aumenta e non diminuisce. E questo è il ritorno del primo giro. Ok, così deve apparire in questa maniera il lavoro. Nel secondo giro dobbiamo fare praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto nel primo. Ci troveremo un pochino di cose differenti sotto, perché prima lo facevamo sul giro di base, no, che era il punto d'unisi tradizionale. Adesso abbiamo questo, ma comunque noi i punti li riusciamo ugualmente ad individuare, perché sono questo e questo, questo e questo. Quindi facciamo un gettato, poi andiamo in questo punto, facciamo un punto tradizionale, nel successivo facciamo un punto tradizionale e poi facciamo passare questi due punti attraverso il gettato. Vedete, il primo è un pochino difficoltoso anche per me e quindi faccio in questo modo. Allora, gettato, un punto tunisi tradizionale, l'altro punto tradizionale, vediamo se qui, ecco, sì, si riesce meglio a farli passare tutti e due. Vedete, 1 e 2. Ancora gettiamo e facciamo in questa maniera. Quindi questi fili che noi vediamo, diciamo orizzontali in qualche maniera, si pongono orizzontalmente, devono stare uno sopra l'altro. Non possono andare questo qua in mezzo, eccetera, sempre come appunto la canna di bambù. Qui si vede bene, ecco, questa dovrebbe rappresentare nell'immaginario di chi ha chiamato il punto in questa maniera la canna di bambù. Quindi così. Così, poi un pochino davvero lo somiglia, la somiglia, non è che non richiami la cosa, però
va bene, non è una foto, ecco, non è una foto. Quindi gettiamo, andiamo in questo punto, nell'altro, e poi facciamo passare i due punti attraverso il gettato. Ok, molto molto semplice, basta imparare questa cosa, cioè il passaggio dei due punti tradizionali all'interno del gettato, e soprattutto saperlo interpretare dai prontuari, perché ognuno purtroppo, diciamo, utilizza il suo linguaggio, e quindi quando, che ne so, si può trovare, sì, passare attraverso il gettato oppure due maglie insieme, si trovano tante cose, però capiamo insomma che questa è la maglia e che questo praticamente mettere il filo sull'uncinetto significa fare un gettato, e poi se noi prendiamo questi due punti e ci dicono lavorarli insieme, che significa lavorarli insieme all'interno del gettato, significa in questa maniera qui, ecco, portarli sotto, lavorarli in teoria non tanto, perché non è, li lavoriamo qui in questo momento, cioè quando andiamo ad estrarre il filo, in questo qua ora non vengono lavorati, vengono semplicemente passati sotto al gettato. Ecco, quindi alcune volte magari ci si potrebbe confondere. Andiamo a contare: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Questo è il 19esimo, e qua l'ultimo punto invece lo facciamo normalmente, che è il 20esimo. È importante, ripeto, perché altrimenti il lavoro diminuisce oppure aumenta. Giro di ritorno, stessa cosa, quindi la prima da sola, le altre 2 a 2. Il punto veramente è molto semplice. Sì, sono due giri da ripetere, ma in realtà bisogna fare sempre la stessa cosa, solo, come vi dicevo prima, nel primo giro sotto ci si trova qualcosa di diverso rispetto al secondo, perché lo lavoriamo sul giro di base. Per il resto bisogna fare sempre questo, cioè il gettato, cioè fare due punti tradizionali e poi farli passare sotto al gettato. Ecco, da una cosa così semplice come abbiamo fatto noi oggi si ottiene questa bella lavorazione veramente carina. Allora, in questa mattonella che è appunto il campione di quello che potrebbe essere ad esempio un tappetino, ho cercato di far venire tutti e quattro i margini un pochino simili, non proprio uguali ma simili, quindi questo va bene, ci sta, perché ho fatto quel bordino prendendo la maglia dietro, quindi un pochino più carino di questo che ho fatto oggi. Lateralmente è il margine che viene meglio, eccolo qui, vi faccio vedere, eccole, ci sono queste belle maglie qua. Proprio fatte bene. Qua ho chiuso a maglie bassissime, per cui anche qua c'è la maglia da prendere bene quando si va a fare un'eventuale rifinitura. Ecco, quindi sono ben individuabili, inoltre anche fatte bene, e qua si prende necessariamente in queste porzioni. Quindi quando si va a fare una rifinitura ad esempio a maglie basse, se uno la volesse fare a maglie basse, mette l'uncinetto, cioè qui, e viene praticamente bene. Certo, l'importante è che se questo è un quadrato, uno lo va a vedere, questo non è proprio un quadrato secondo me, perché sono andata un pochino più su. Se fai un quadrato dovranno essere tutti e quattro i lati con lo stesso numero di maglie più gli aumenti, no, qui lateralmente, per la rifinitura sto parlando. Se è un rettangolo, i lati uguali a 2 a 2, cioè lo stesso numero di maglie qui, lo stesso qui, e questi due tra di loro uguali, e poi uguali tra di loro questo e questo. Allora, riassumendo, qui vi faccio vedere insomma come avevo chiuso per farlo venire carino a maglia bassissima, quindi praticamente in questa maniera, cioè così, poi alla fine, ecco, su un giro solo, perché non è qui né andata né ritorno, è la chiusura, no, di tutta la lavorazione a maglia bassissima.
Io spero che questa settimana quindi vi siate divertiti con me a fare questi punti all'uncinetto tunisino. Nella prossima io penso di presentare un bello scialle all'uncinetto, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati qua sul mio canale, perché lo scialle è veramente molto molto carino all'uncinetto. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.